Eccoci qui ragazzi, siamo nel Jabiaz Commentary, siamo qui per commentare i calci di rigore e appunto siamo per commentare i calci di rigore tra Croazia, siamo nel post partita ma siamo nella mia live reaction durante i calci di rigore. Il primo rigore l'ha sbagliato la Russia, Zuba, come si chiama là quell'altro? Smoltov gliel'ha parato su Basic. Poi segna Brozovic e poi segna un altro gol la Russia, non mi ricordo chi. Adesso sul dischetto ci sarà Kovacic, Matteo Kovacic. Innanzitutto, allora, la partita è stata una partita bellissima, mi è piaciuta tantissimo. E l'ho gufata ragazzi anche questa volta. E la para, Akinfev la para. E vanno qui, vanno se non sbaglio, vanno rimangono sull'1-1. Sbaglio un rigore la Russia e un rigore la Russia e un rigore la Croazia. Entrambe le squadre appunto hanno per la seconda volta vanno i calci di rigore durante questo mondiale. Quest'anno ragazzi posso dire anche che è stato il mondiale dei calci di rigore, perché tutte le partite si stanno decidendo i calci di rigore. Comunque anche quest'oggi ragazzi l'ho gufata. Oh, già so due volte che gufo due partite. Ho detto secondo me questa partita finisce 2-2 e va nei calci di rigore. Così è stato. Finita 1-1 e poi dopo hanno fatto un gol per uno. Sbaglia la Russia innanzitutto. E poi sono andati 2-2 durante i supplementari. E quindi ragazzi adesso stanno. I calci di rigore stanno 1-1 sempre. Però adesso deve tirare la Croazia. La Russia ha sbagliato due rigori. Uno è stato parato e uno ha tirato fuori. E la Croazia invece ne ha segnato uno. E ora dobbiamo vedere se ne segna un altro. Questa Russia ragazzi mi ha sorpreso davvero tanto. Non mi aspettavo un mondiale del genere. È vero che c'ha il pubblico da sua parte, ma non mi aspettavo che arrivasse addirittura ai quarti di finale, ai calci di rigore e possibile squadra che andrà alle semifinali contro appunto l'Inghilterra. La vincente andrà contro l'Inghilterra. Innanzitutto ragazzi adesso vediamo che cosa farà Modric sul dischetto. Modric vediamo un po' se la butterà dentro o la sbaglierà. Vediamo un po'. Palo gol. Ha rischiato di sarà quasi mangiato il calcio di rigore. Mamma mia. Fortunatamente adesso la Croazia sta a due gol e la Russia sta a uno se non sbaglio. E diciamo la partita è stata praticamente passa in vantaggio prima la Russia sull'1-0, bel gol di Kerzakov, giocatore del Villarreal se non sbaglio, un gol bellissimo. Poi pareggia la Croazia con Kramaric su assist al bacio di Mario Mandzukic, fa un bel assist. Poi segna durante i tempi supplementari appunto la Croazia con Vida e ormai la Croazia stava già festeggiando. Innanzitutto segna a rigore la Russia adesso, quindi si riporta sul 2-2 e dico i calci di rigore si riporta sul 2-2. E diciamo allo scadere verso lo scadere dei tempi supplementari all'incirca segna la Russia e va sul appunto risultato del 2-2. E va nei calci di rigore. Adesso andrà Vida sul dischetto. Vediamo un po' se riconfermerà. Se segna anche qui, se potrebbe confermare come uomo partita. Secondo me, Vida e Modric. Perché pure Modric ha fatto un partitone, ragazzi. Modric, anche se non si vede, Modric recupera palloni. Ecco la piazza Vida. E stanno 3-2 adesso la Croazia. E penso ragazzi se la Russia sbaglia il calcio di rigore dovrebbe aver vinto la Croazia. Comunque partita tosta questa Russia ragazzi, è veramente tosta come squadra, molto ostica, ha messo sotto, ha buttato fuori anche la Spagna, tante squadre, cioè non me l'aspettavo, sono rimasto sorpreso. E niente, vediamo che cosa farà adesso la Russia sul dischetto. Spiazzato 3-3. Se la Croazia segna e la Russia sbaglia dovrebbe adesso se la Croazia segna dovrebbe andare sul 4-3. Zekov, chi ha tirato rigore? No, sì, Zekov. Adesso Rakitic sul dischetto. Ragazzi, mi sentite ancora così? Perché la voce ancora non mi è ritornata, purtroppo ci vuole tempo.
E niente, comunque spero che avete già visto i post partita precedenti. Spero che state vedendo questa partita, anche perché non ci stanno altre partite. Attesa questa partita, mamma mia. Io simpatizzo Croazia, ma non tifo Croazia, tifo Belgio, ma simpatizzo Croazia. Quindi Rakitic spiazza. La Croazia in semifinale, era rigore decisivo, quindi adesso posso dirlo, la Croazia che va in semifinale contro l'Inghilterra e la Russia viene buttata fuori i calci di rigore. Questa, diciamo che i calci di rigore potrebbe passare a chiunque delle due, poteva passare a chiunque, perché comunque i calci di rigore non si può mai sapere, è sia bravura ma anche fortuna. Comunque, io spero che la partita, se l'abbiate vista, a me è piaciuta tantissimo, è stata abbastanza combattuta, molto combattuta, bella come quella, non come quella di ieri di Belgio-Brasile, mi è piaciuta molto di più, però bella anche questa, mi sono piaciute entrambi come partita. Diciamo che questo mondiale mi sta piacendo davvero tanto, perché le squadre che vengono sottovalutate stanno facendo davvero un ottimo mondiale, soprattutto le squadre sottovalutate. Comunque, io spero che vi sia piaciuta questa mini live reaction. Se è così, lasciate un pollice in su, un commentino qui sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete il video, iscrivetevi ai social che trovate tutto in descrizione, andate a rispondere al sondaggio che vi lascerò qua sopra e andate anche a vedere tutta la playlist del Japiaz Commentary, che mi erano davvero tantissimo, tutti i miei post partita, questi dei mondiali. E ragazzi, da qui è tutto e noi ci vediamo nelle semifinali in un prossimo video. Bella ragazzi, dai Croazia, forza, bella!